Benvenuti, un appuntamento speciale questo di Sotto la Lente, come potete vedere proprio dal Salone del Risparmio. Oggi parliamo di un approccio innovativo agli investimenti, lo Smart Beta. Lo facciamo insieme agli amici di PIMCO, in particolare do il benvenuto ad Aran Karunakaran, Product Manager di PIMCO. Welcome and thanks for being with us. Thank you. E do il benvenuto anche a un partner di PIMCO che è Chris Brightman, CFO di Research Affiliates. Thanks for being with us. My pleasure. Dottor Karunakaran, può illustrarci come funziona l'approccio Smart Beta e anche l'importanza che assume nella strategia di PIMCO? Certamente, l'approccio Smart Beta è piuttosto nuovo ed è diventato famoso tra gli investitori in questi ultimi anni. Tuttavia, per quanto riguarda PIMCO, si tratta di un approccio che utilizziamo ormai già da 10 anni. L'idea alla base è quella di generare ottime performance sul mercato azionario attraverso modalità diverse dal solito. Quindi, invece di scegliere azioni sottovalutate e puntare a un aumento del valore di queste, ci rivolgiamo a quelle che noi definiamo fonti di rendimento strutturale, in modo tale da generare un percorso di crescita più consistente. Brightman, entriamo nello specifico di questo approccio. So che lei circa 10 anni fa ha inventato la strategia del Fundamental Index. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori come funziona questo approccio? How does this approach work? Well, the traditional way to create an equity index fund. Generalmente per creare un fondo azionario indicizzato si investe in una società in base alla sua capitalizzazione di mercato, ovvero in base al prezzo delle sue azioni. Seguendo questo approccio, però, se i mercati non dovessero essere equamente valutati, potrebbero sorgere dei problemi. Ad esempio, esistono società che, essendo diventate molto note tra gli investitori, anche grazie alle notizie diffuse dalla stampa, hanno visto aumentare il prezzo delle proprie azioni. Tuttavia, altre società da cui molti investitori sono spaventati hanno un prezzo per azione molto basso. Se si investe sul mercato in base alla valutazione dell'azienda, si rischia di investire troppo nelle aziende più valutate e troppo poco in quelle sottostimate, e quindi si rischia di ottenere una performance negativa nel momento in cui il valore delle azioni delle società sopravvalutate scende. Se invece ci si basa sul Fundamental Index, questo ci permette di investire nelle azioni di una società proporzionalmente alla performance economica e non solo alla capitalizzazione di mercato. Questo permette un processo di bilanciamento nel momento in cui si assiste ad una certa volatilità dei prezzi. Quando il prezzo delle azioni si alza, si può riportarlo in basso, o viceversa, quando il prezzo delle azioni di una società scende, si può risollevare. Questo crea proprio quel ritorno strutturale di cui parlava il mio collega. Return structural alpha, if you will, that Heron described earlier. Proviamo a fare anche un esempio. Esiste un fondo di PIMCO che utilizzi questo approccio? E se sì, come funziona? How does that fund work? Sì, abbiamo più di un fondo che si basa su questo approccio. Per quanto riguarda il funzionamento, posso dirvi che PIMCO ha inventato un approccio del genere a metà degli anni 80, quindi ormai esiste da 30 anni. Si trattava di un approccio molto innovativo per generare reddito sul mercato azionario utilizzando le nostre abilità nella gestione dei bond. Nel 2004, quando Research Affiliates e lo stesso Chris Brightman ha presentato l'approccio del Fundamental Index, abbiamo pensato di poter combinare il nostro approccio con il loro per creare un prodotto in grado di offrire due fonti di rendimento, l'indice fondamentale e la componente obbligazionaria di PIMCO. Abbiamo chiamato questa strategia AR Fundamental Plus Approach. In Europa offriamo diverse versioni di questo approccio, come ad esempio una che investe nell'azionario statunitense, un'altra che investe nell'azionariato globale e un'altra ancora che investe nell'azionario dei paesi emergenti. Tutte e tre le versioni si basano sullo stesso principio e hanno lo scopo di generare un rendimento alfa annuale del 4-6%. Attualmente cos'è sottopesato nel vostro portafoglio? Al momento, come diceva il mio collega, l'approccio prevede di sottopesare le azioni che hanno ottenuto buone performance in passato e il cui prezzo non riflette l'indice fondamentale.
recentemente molte aziende statunitensi nel settore delle tecnologie hanno visto salire il prezzo delle proprie azioni, quindi il nostro portafoglio sarà underweight in questo senso. Ci sono invece molte aziende nel settore petrolifero le cui azioni sono scese significativamente, ma i cui fondamentali sono molto buoni, quindi il nostro portafoglio sarà overweight su queste. Il concetto alla base è operare contro il mercato e farlo sistematicamente per ottenere ottime performance. Un approccio opposto all'andamento dei mercati aiuta a capire perché è possibile ottenere rendimenti più alti. Il mercato non paga sicuramente un premio di rischio per ciò che è richiesto e sicuro, ma lo fa se si investe in ciò che è più a rischio. E attualmente il settore più incerto è sicuramente quello delle materie prime dei paesi emergenti. Ad esempio, investire nel settore petrolifero russo fa paura, ma è proprio qui che si riceve un premio di rischio più alto. Sembrerebbe quindi che nello scenario attuale questa sia la migliore soluzione di investimento, soprattutto il rally dell'azionario. È così? Credo che sia una strategia di investimento che funziona bene nel lungo periodo, con un orizzonte di 3-5 anni, e nei mercati in cui è presente volatilità o in cui i prezzi salgono e scendono continuamente. È una strategia che permette di trarre vantaggio proprio dalla volatilità. Grazie a Dharan Karunakaran, Product Manager di PIMCO. È stato un piacere. E ringraziamo anche Chris Brightman, CIO di Research Affiliates. Grazie a voi. Abbiamo ascoltato dunque la strategia Smart Beta di PIMCO. È tutto per questo speciale Sotto la Lente. Arrivederci.